bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo in un nuovissimo parco acquatico. Ci troviamo a Cecina, all'Aqua Village, un parco in cui io non sono mai stato e sono assolutamente curioso di scoprirlo insieme a voi. Come vedete, questo parco non è grandissimo, ma ci sono tantissimi scivoli da provare, tra cui questo che si chiama Poaku, che è la novità 2022 di questo parco di Aqua Village Cecina. Ce ne sono due in realtà di Aqua Village, uno a Cecina e uno a Follonica, e devo dirvi che già dall'entrata del parco si capisce che è un parco curatissimo a tema Hawaii. Oggi proveremo a fare un po' tutti gli scivoli di Aqua Village, però prima di iniziare voglio farvi un po' il tour completo di questo parco. E tanto per cominciare voglio dirvi che ci sono tantissime zone d'erba, belle verdi, in cui riposarsi. Gli ombrelloni sono gratuiti, i lettini, se li volete, costano 4 euro e all'interno degli ombrelloni però sappiate che c'è una cassettina di sicurezza che costa anche quella 4 euro ed è molto figa perché si apre con un braccialetto, comodissimo. Questa cosa dei braccialetti deve essere implementata, secondo me, in tutti i parchi acquatici italiani. Altrimenti, se non volete la cassettina, ci sono anche gli armadietti all'ingresso del parco che costano 4 euro, oppure anche una cassettina di sicurezza che costa 3 euro. E questi però non si sbloccano con un braccialetto, ma si sbloccano con una semplice chiave legata ad un braccialetto, però, quindi più o meno il braccialetto c'è sempre. Subito all'ingresso del parco ci sono probabilmente gli scivoli più adrenalinici. Il Poaku, la novità 2022, è là in fondo, lo andremo a vedere più avanti, ma qui ci sono il Loco e il Waho, che sono due scivoli pazzeschi. Uno è un imbuto all'interno di un vulcano e la cosa pazzesca di questo scivolo è che è l'unico scivolo a imbuto con dentro il mapping, che in questo periodo è uno scivolo di fuoco, ma più avanti diventerà uno scivolo ghiacciato. Sì, perché la figata di questo scivolo è che può cambiare il tema, e oltre a quello con l'imbuto c'è anche una sorta di vela che secondo me fa cagare addosso. Dopo la proveremo. Wow, e guardate questa zona sotto lo scivolo del vulcano, c'è una piscinetta nascosta che è pazzesca. Questa piscinetta è perfetta per rilassarsi, soprattutto anche per i bambini, con tantissime cascate. Oh, ma si può fare in due anche questo, ma dai, bellissimo. 3, a giù, a one, a go. Wow, tecnica dei talloni, se wow. Ma ci si sbaglia di brutto qua. Hai visto? Con una gamba sono salito. Ma altro che kamikaze, questo è veramente un kamikaze. Oh, no, ma ti basta, dai lì. No, ma io mi salgo addosso, non voglio più andare. Aiuto. E poi, oltre a tutti questi scivoli, in realtà c'è anche una piscina con le onde, ma anche due piscinette per i bambini. E nascosta nella zona ristorazione c'è una piccola piscinetta rilassante con l'idromassaggio. Un'area immersa nel verde, piccolissima, ottima per rilassarsi. Oh, ma questo qua cade, occhio, queste qua sono rocce vere e non sono tematizzate. Però a proposito di tematizzazione, devo dire che questo parco è tematizzato benissimo, si sente tantissimo l'aria hawaiana. Guarda, è stata veramente un'ottima scoperta. Bravi Aqua Village. Oh mamma, ma che bordello è questo, il Twister, cioè è un intreccio incredibile, ma somiglia un pochettino a quello dell'Aquafan. Adesso voglio andarlo a provare, andiamo. Ecco, lo sapevo, fa cagare addosso. Oh, ma è buonissimo, è buonissimo, non si vede niente, aiuto! Oh, quanto si beve! Ma quanto si beve!
qua si beve di brutto qua dentro. Ah, però bellissimo, non fa neanche male alla schiena. E come avete visto, tutti gli scivoli che sono qua dentro sono di colore marrone e crema. C'è un motivo particolare per cui sono di questo colore, ma ve lo spiego dopo quando andremo a fare Intrigo, che è credo lo scivolo più grande che c'è qui ad Aqua Village ed è praticamente identico allo Strizzacool dell'Aqua Fun. Molto curioso tra l'altro che all'interno del parco, di fianco alla zona ristorazione, c'è una bancarella nella quale potrete farvi le treccine e anche i tatuaggi semipermanenti. Pazzesco, non l'avevo mai vista questa cosa in un parco acquatico. Sono scesi in mille qua. Ah, vado. Bellissimo. Ah. Oh, ma ci sono delle rampe piccolissime. Ah. Ribaltati, ma guarda te. Ah, eccolo, è la bandiera che è finita. Ho dato una spinta troppo potente. Ah, oh, no. Ma si salta. Ai, ai, ah. Brava canestro. Ma basta ribaltarti. Bellissimo. Ok, ora però abbiamo fatto tutti gli scivoli nella zona là dietro. Adesso siamo venuti nella zona ristorazione, dove ci sono gli altri scivoli che ci mancano, ossia la novità 2022 Poaku, Intrigo e un altro doppio che non mi ricordo in realtà come si chiama. Ma intanto che siamo qua, dato che ormai è ora di pranzo, io direi di andare a pranzare, perché mi hanno detto che ad Aqua Village si mangia benissimo. Comunque è pazzesco come anche l'area della ristorazione sia tematizzata uno benissimo, e tra l'altro è anche pulitissima, ma in realtà tutto questo parco è pulitissimo, quindi sono molto contento di questa cosa, perché si vede che i proprietari ci tengono al parco, perché dovete sapere che questo parco è un parco privato come Caribe Bay, come Caneva, e diciamo che si vede. Ah, va bene anche qua. E come sempre abbiamo preso due poké al salmone sto giro. Ma l'aspetto non è per niente male. Tra l'altro, cosa ci sono? I cristalli di cocco. Mamma mia, buonissima. Si potrebbe aggiudicare il posto di miglior poké mai mangiato in un parco acquatico per ora. Tra l'altro, in questo ristorante, che è tipo il ristorante principale di Aqua Village, c'è un sacco di scelta, perché potete prendere sia le poké che fast food, che secondo me qui è buonissimo. Mi hanno detto tra l'altro che anche il Beyond Burger è buonissimo, quindi l'hamburger vegetariano. Ci sono primi piatti, secondi piatti, ribs. Tra l'altro fuori ci sono anche degli hot dog. Tantissima scelta, anche vegana. Quindi bravi Aqua Village, questo parco mi sta veramente piacendo tantissimo. Come questa poké è buonissima. Cavacca, filmare così mi bagno. Ed è bellissimo il fatto che questo parco è all'interno di un paesino. Cioè voi da... Ah, ci si bagna. Sempre, non si può stare tranquilli un secondo. Dicevo, questo parco è all'interno di un paesino, cioè voi dagli scivoli potete vedere dentro le case dal tanto che sono vicino. Bellissimo. Cioè, capite come qua c'è l'uscita di Intrigo?
e lì ci sono già le case. Ma dai, ma questi qua vivono davanti a uno scivolo, ma com'è possibile? Cioè vedi, tu praticamente cammini qua e volendo esci da lì e vai in strada. Ma è fighissima sta cosa. Salve signora! No, non c'è nessuno, non è vero, non c'è nessuno. Andando a fare Intrigo, uno scivolo che in realtà ha lo stesso layout dello Strizzacool che abbiamo fatto anche all'Acquafan di Riccione. La cosa figa di questo scivolo è che è stato tematizzato, colorato in questo modo perché è ispirato a un gelato di San Montana ed è per questo in realtà che gli scivoli sono marroni e color panna. Addirittura qua il progetto includeva l'acqua bianca per simulare il latte. Pazzesco. Stiamo facendo Intrigo, che è l'unico scivolo qui che si può fare solamente in quattro. Allora abbiamo reclutato due persone che sono state gentilissime. Oh mamma, oh mamma, perché io sempre con una mano sempre lì dietro. Però è tranquillo, è bellissimo. Adesso che ci penso, il colore marrone e crema degli scivoli effettivamente nel paesaggio è inserito molto bene. È stata un'ottima scelta, soprattutto anche con il tema hawaiano, direi che è perfetto. Questo qua dietro di me infine è Poaku, la novità 2022, lo scivolo di pietra. E anche questo, ormai avete capito che in questo parco la tematizzazione è ottima e anche questo non fa eccezione. Molto molto bello, uno scivolo multicorsia. Guarda, spero di non girarmi al contrario come mi capita sempre, ma qua in teoria non succede perché le corsie sono piccoline. Allora, chi va più forte vince il gelato. No, il gelato. Come vai? Aia! Che volo! Devo dire che un pochettino la schiena fa male, eh? Tu l'hai fatto seduta. Ma dai! Con questo scivolo e con Waho e Loco dietro di me, io direi che il nostro video si può concludere qua. Devo dire che questo parco mi ha stupito in modo positivo perché la tematizzazione e la pulizia all'interno sono ottime. Quindi se volete venirli a trovare, mi raccomando, ditegli che vi ho mandato io. Come sempre spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale per altri contenuti di questo tipo. Io vi do l'appuntamento al prossimo video. Ciao! I'm gonna go get some food.